Brunella Bolloli, 26 maggio 2023. Conosco Chiara Colosimo innanzitutto per il ruolo istituzionale che ricopre come tanti altri politici, non solo di destra, ha partecipato a iniziative della mia associazione a favore dei detenuti. Luigi Ciavardini non smentisce nulla, non si sottrae a nessuna domanda e ripercorre col Libero la sua vicenda umana e giudiziaria. È il nuovo uomo nero che infiamma il dibattito politico attorno al deputato di Fratelli d'Italia neoeletto alla presidenza della Commissione Antimafia. Ci sono foto dei due che sorridono insieme mentre altre, assicurano i segugi di centrosinistra, sarebbero state rimosse dai profili social del meloniano evitare ulteriori polemiche scomodo per chiunque comparire con l'ex terrorista narcondannato in via definitiva due omicidi e la strage di Bologna in cui morirono 85 persone. Eppure l'ex militante di posizione terza ha trascorso tutti i suoi anni in carcere, visto che è stato arrestato quando aveva 18 anni e 4 giorni, e non ha mai evitato i processi. «Mi considero L86-88esima vittima», ha detto un giorno fuori dall'aula della Corte di Assise di Bologna. «Siamo stati condannati sulla base di ipotesi e c'è una verità ancora da chiarire. Iniziamo con le foto». Chiara Colosimo ha dichiarato che non siete amici, ma vi siete conosciuti solo in occasione di eventi istituzionali organizzati dalla sua associazione Gruppo Idee. Deluso? Confermo di aver conosciuto la Colosimo per il suo ruolo istituzionale, quando era assessore della Regione Lazio. Non ricordo nemmeno esattamente quando è stata scattata quella foto, non ho mai fatto foto con politici a livello personale. Lo evito perché non voglio che il loro lavoro sia condizionato in alcun modo a favore di quello che portiamo avanti come associazione. Mi interessa il reinserimento dei detenuti, questo è il mio lavoro, la mia vita. So cosa vuol dire essere dietro le sbarre. Poi per me l'amicizia è un valore a prescindere dal pubblicarla o meno. Non ho l'abitudine di dirlo o mostrarlo. Non la conosco ma vorrei sapere una cosa. Colosimo, Vespa travolge il sinistro, non ci sono però foto in circolazione con esponenti del centro-sinistra. Non lo so. Ma so che ogni giorno promuoviamo forme di collaborazione a sostegno del reinserimento dei detenuti con vari esponenti politici. Ma questo non è menzionato. Il risultato è che ho avuto il Covid con casco e terapia intensiva, i vaccini ancora non c'erano, quindi poca immagine ma tanta partecipazione. Il gruppo Idee ha collaborato con la Regione Lazio anche durante la gestione del PD Zingaretti? Assolutamente sì. Abbiamo sempre avuto a che fare con tutti, PD compreso. E non credo che questa sia una colpa né per loro né per noi. Perché devono attaccare il governo di destra? E quando è stato nominato il vice garante regionale dei detenuti, il gruppo FDI è uscito dall'aula per evitare polemiche strumentali. Quindi se Colosimo fosse stato mio amico, la Regione Lazio finanzia la vostra associazione? No, TR.